Ciao a tutti, bentornati per la nostra nuova lezione di Pilates. Partiamo sistemando la posizione delle gambe, gambe parallele tra loro, apro bene le dita dei piedi e appoggio ogni dito sul pavimento. Piego leggermente le ginocchia e sistemo il bacino in posizione neutra. Attivo il trasverso in modo da fissare la posizione neutra anche a livello lombare per quanto riguarda la colonna e cerco di sentire l'attivazione dei muscoli che devono tenere il nostro torace compatto. Comincio a percepire l'espansione laterale della gabbia toracica, quindi comincio a connettermi con la respirazione laterale e controllo che le spalle rimangano lontane dalle orecchie. Questo farà sì che si possa allungare ancora di più il tratto cervicale della colonna, quindi avendo zona lombare neutra, zona cervicale in allungamento, cerchiamo di raggiungere la nostra massima altezza possibile. Proviamo ad andare ancora più in alto, sbilanciandoci leggermente in avanti e poi andando a salire e torniamo giù lentamente, facendo in modo che le dita rimangano sempre in contatto con il terreno. Ancora vado su e ritorno giù. Continuo, cercando di tenere fluido questo movimento, come fluida sarà la nostra respirazione. Continuo, lentamente, salgo, scendo. Questa volta completo il movimento, ritorno giù e continuo a scendere piegando le ginocchia. Sentite il peso che si distribuisce su tutto il piede, su tutti e due i piedi. Attenzione che la colonna rimane in neutra, muoviamoci come se fossimo appoggiati ad una parete e devo sentire idealmente il contatto del bacino, del torace e del capo. Possiamo fermare e adesso andiamo a sbloccare il bacino in traslazione, andando a destra e a sinistra, facendo in modo che lo sterno rimanga sempre fermo al centro. Vado ad eseguire questo movimento cercando di sentire la tensione sulla testa del femore. Ognuno gestisca l'ampiezza del movimento in base alle proprie percezioni. Quindi sentite lo spostamento del bacino, aumenta la tensione sulla fascia laterale, in particolare appunto sulla zona dell'articolazione dell'anca, come se la testa del femore volesse uscire dalla pelle. Ci fermiamo e adesso andiamo a sbloccare il torace facendo delle rotazioni. Attenzione che il bacino in questo caso rimanga fermo, quindi il contrario di quello che vi ho detto prima. Prima il torace era fermo e il bacino andava in traslazione. Ora il bacino sta fermo e il torace va in rotazione, quindi è il vostro sterno che deve spostarsi, che deve guidare il movimento. Facciamo ancora qualche ripetizione. Mi fermo e adesso vado a sbloccare il collo. Flessione laterale. Ricordate di non esagerare con l'ampiezza dei movimenti. Guardate, le spalle sono ferme, sono le orecchie che si avvicinano alle spalle. Facciamo ancora un paio di movimenti per lato e adesso andiamo a fare il movimento un pochino più grande. Mi sistemo già di lato perché, come è facilmente intuibile, aggiungeremo di seguito anche il push up. Iniziamo prima con gambe morbide, un roll down più o meno profondo, arrivate dove riuscite, con le gambe morbide, non pieghiamo eccessivamente le gambe, e ancora giù mi arrotolo, arrivo dove riesco. Qualcuno arriverà appena sotto le ginocchia, qualcuno toccherà terra, non è una gara, quindi ognuno si senta libero di scendere
corpo gli consente. La prossima volta, chi ha bisogno può piegare le ginocchia, appoggiarle anche per terra, andiamo avanti gattonando, ci fermiamo in posizione di legume, front, e vado giù a fare i piegamenti, torno su e ritorno indietro. Se con le gambe tese riuscite ad arrivare col petto per terra, bene, se no potete fare il movimento con le ginocchia in appoggio, ok? In questo caso, oggi, vi chiedo meno un movimento completo, cioè fino a toccare terra, con le ginocchia in appoggio, piuttosto che un movimento incompleto, ma con le ginocchia sollevate, ok? Tra le due cose, preferisco la precisione esecutiva piuttosto che l'intensità. Siamo già a tre movimenti, dovremmo farne altri due. Forte l'addome, mi raccomando. Durante il piegamento e la distensione delle braccia, la colonna rimane neutra, mi raccomando. Vado giù, addome attivo, su e ritorno. Facciamo l'ultima volta. Giù. I polsi, ora andiamo ad eseguire lo swing in quadrupedia. Quindi eseguiamo l'arrotolamento come per il push up, quindi mi arrotolo, vado avanti gattonando, questa volta con le ginocchia in appoggio, braccia perpendicolari al terreno, gambe, cosce perpendicolari al terreno, attivo bene l'addome, sono in neutra, mantenendo la respirazione laterale, quando butto fuori l'aria allungo la gamba e il braccio in opposizione, gamba destra, braccio sinistro, ritorno, cambio diagonale, fuori l'aria, ritorno prendendo l'aria, alterno e ritorno all'aria. E continuo con questo movimento per 4-5 ripetizioni con ciascuna diagonale. Fuori l'aria quando vado, ritorno prendendo l'aria, controllate che il vostro bacino rimanga stabile, quindi il nostro obiettivo non è quello di muovere le braccia, ma quello di tenere sotto controllo il nostro baricentro. Dovremmo aver completato queste 4-5 ripetizioni, ora ci sediamo. Andiamo ad eseguire il movimento di spine twist, se volete con le gambe distese o con le gambe piegate, chi ha bisogno si può sedere sul rialzo, può rotolare il tappeto, alterno, destra e sinistra, fuori l'aria quando vado, inspiro attorno, fuori l'aria vado, inspiro attorno. Cerchiamo di tenere il baricentro al centro fra destra e sinistra, anche durante la rotazione. Cerchiamo di mantenere la zona lombare in neutra. Siamo sempre in allungamento con la colonna, vado, torno al centro, vado e torno al centro. Continuo il movimento, massimo controllo, facciamo le ultime ripetizioni, vi ricordo che chi ha iniziato a destra finirà a sinistra o viceversa. E a questo punto andiamo ad eseguire il roll down dalla neutra, buttando fuori l'aria, comincio ad andare in retroversione, se riesco scendo fino a giù, inspiro, fuori l'aria, torno su, inspiro, ritrovo la neutra e riparto giù fuori l'aria. Quando sento di non avere più controllo, i talloni si stanno staccando da terra, mi fermo. Inspiro per stabilizzare, salgo buttando fuori l'aria. Inspiro, ritrovo la neutra e riparto. Giù. Questa è la terza ripetizione.
Proviamo a farne 6. Controllate sempre che l'aria passi attraverso le pareti laterali del torace. Sempre ne fa ancora una, chi invece ha bisogno di recuperare si può fermare. Facciamo l'ultima per chi riesce. E recupero un attimo. Ora andiamo pancia in su. Controlliamo ancora l'allineamento della colonna, il nostro collo è lunghissimo, la zona lombare è leggermente staccata da terra, le gambe sono parallele tra loro. Solleviamo le gambe in andre e andiamo ad eseguire il movimento di scissors. Chi vuole può tenere la testa su, anche con le mani dietro la nuca se avete bisogno. L'importante è che qua l'azione sia tutta a carico dell'addome, trasverso più i retti. Alternando, scendo mentre butto fuori l'aria, torno su prendendo l'aria. Fuori l'aria e ritorno su prendendo l'aria. Non è detto che arriviamo a toccare terra, non è quello il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è avere la massima precisione, il massimo controllo del baricentro. Quindi, nonostante la gamba si stia muovendo, il mio corpo rimane in allineamento. Contrasto il movimento della gamba con una azione dell'addome. Fuori l'aria, ritorno prendendo l'aria. Fuori l'aria, ritorno prendendo l'aria. Facciamo l'ultimo movimento, abbiamo fatto 5 ripetizioni per gamba e possiamo recuperare. Quando recuperiamo, teniamo il peso delle gambe con le braccia. Quindi se anche la zona lombare tocca terra, non è in pericolo. Torno in appoggio, verifico ancora il mio allineamento. Zona lombare leggermente staccata da terra, trovo ancora una respirazione laterale e adesso vado a fare un neck pull modificato. Iniziamo con un livello base. Per cui, quando butto fuori l'aria, sento il collo che si allunga, il mento si avvicina allo sterno, fuori l'aria e vado su, torno giù prendendo l'aria. Zona lombare staccata da terra, ancora fuori l'aria, torno giù prendendo l'aria. Fuori l'aria e torno giù prendendo l'aria. Altre due, torno giù prendendo l'aria. L'ultima, su, ok, stessa cosa con le gambe in andre, sollevo e attivo l'addome, fuori l'aria saldo, torno giù prendendo l'aria, zona lombare in neutra, saldo buttando fuori l'aria, la mia colonna è sempre staccata da terra a livello lombare, ancora 3 volte, 5 in totale, chi riesce, chi ha bisogno si può fermare prima. I gomiti sono larghissimi. Questa dovrebbe essere l'ultima e posso recuperare. Avvicino il tallone al bacino, gambe sempre parallele, retroversione del bacino mentre butto fuori l'aria, sento che le vertebre si staccano una alla volta. Nel punto più alto rilasso i glutei e scendo appoggiando il torace, le vertebre lombari, l'osso sacro. Inspiro, trovo la neutra e riparto. Fuori l'aria saldo, 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 rilasso i glutei e giù. Appoggio una vertebra alla volta. E ancora. Su.
inspiro, stabilizzo, rilascio gli utili e giù. Ancora due volte. Sentite ogni singola vertebra che si sblocca durante questo movimento. E questo è l'ultimo. Abbracciamo le ginocchia. E recupero avanti. Chi se la sente può salire facendo un roll up. Quindi gambe distese, torno su. Chi non se la sente, guarda sul fianco e si potrà sedere più comodamente. Gambe divaricate, più o meno larghe come il bacino, punte dei piedi a martello e vado giù. Spine stretch. Fuori dalle vado. Inspiro, torno su. Fuori dalle vado. Sei volte. Morbida la colonna, forte l'addome, tira dentro l'ombelico, trasverso attivo. E ritorno su. Ancora giù, fuori l'aria e ritorno su. Lo facciamo l'ultima volta. Torno su. E adesso piego le gambe. Andiamo ad eseguire la progressione del teaser. Vado giù. Stabilizzo, sollevo una gamba e appoggio, sollevo l'altra gamba, appoggio, torno su, estendo la colonna, vado giù, sollevo una gamba e appoggio, sollevo l'altra gamba e appoggio. Chi riesce alterna la prima gamba, quindi se sollevo adesso la sinistra e appoggio, la destra e appoggio, questa volta sollevo prima la destra e vado giù, destra, sinistra, salgo e di nuovo, prima la sinistra, destra, torno su, l'ultima volta, giù, destra, sinistra, torno su e recupero un attimo. Ora, quando sarò giù, distenderò una gamba e proverò a fare tre discese ulteriori rispetto alla posizione di partenza. Cioè, quando sarò giù, mi fermo a metà, distendo la gamba, scendo un pochino, salgo un pochino, scendo un pochino, salgo un pochino, scendo un pochino, salgo un pochino, appoggio la gamba e salgo di tutto. Proviamo. Vado giù, stabilizzo. Sollevo la gamba, scendo un pochino, salgo un pochino, scendo un pochino, la gamba è ferma, questa è l'ultima, poso la gamba, torno su, allungo la colonna e di nuovo, giù, stabilizzo, sollevo l'altra gamba, scendo un pochino, salgo un pochino, in, S, poso la gamba, su, neutra, di nuovo, la prima gamba, giù, stesa, scendo un pochino, fuori l'aria e salgo, scendo un pochino, fuori l'aria e salgo, scendo un pochino, fuori l'aria e salgo, appoggio, salgo e allungo. Ancora una volta, giù, stabilizzo, gamba e scendo un pochino, salgo un pochino, scendo un pochino, salgo un pochino, scendo, salgo, appoggio, su e allungo. Ancora una volta, giù, questa è l'ultima. Con la prima gamba scendo, fuori dalle salto, scendo, fuori dalle salto, giù, salgo, appoggio, neutra. Ultimissima, la seconda gamba, giù, stabilizzo e sulla gamba. Uno, due, tre, appoggio, salgo e resta. Da questa posizione ci spostiamo per andare in decubito laterale, collo lunghissimo, gambe distese, trasverso e obliqui attivi.
Tenendo le gambe unite, attivando bene la fascia addominale, uso gli obliqui per sollevare le gambe. Uno, fuori l'aria. Due. Ancora due volte. Questa è l'ultima. Recupera. Rimaniamo ancora nell'incubito laterale. Facciamo sempre per preparare il nostro corpo in questa posizione. Sei movimenti, chi riesce con le gambe in leggera sospensione, sei kick, salvo a punta, scendo a martello, fuori l'aria, punta, prendo l'aria, giù a martello. Attiviamo il muscolo della gamba, 3, su, e là. Ultima volta. Adesso andremo avanti e indietro, chi ha bisogno mi lascia la gamba di giù in appoggio, chi riesce con le gambe in leggera sospensione, anche questo 6 volte, punta, martello, punta, martello, punta, martello, anche qua 6, ne abbiamo fatto 3, contate quando andiamo indietro, il movimento completo è completo quando andiamo indietro. E posso recuperare. Teniamo le ginocchia unite, gambe piegate, apro il torace verso il soffitto. Teniamo questa posizione. Ancora qualche secondo e possiamo cambiare l'aria. Andiamo con la testa dall'altra parte. Supporto per la cervicale, gambe distese, addome attivo. Gambe unite, salgo, fuori l'aria salgo, inspiro e ritorno. Fuori l'aria. Sei, questo dovrebbe essere il sesto, recuperiamo un attimo. Ora, chi riesce a parte con le gambe leggera sospensione, fuori l'aria salgo, inspiro, torno giù, 6 volte. Sull'altro lato, la gamba di sotto può rimanere in appoggio per chi necessita, altrimenti parte in leggera sospensione. Fuori l'aria, punta, vado avanti, prendo l'aria, tacco, torno indietro, fuori l'aria, vado, inspiro, ritorno, fuori l'aria, vado, inspiro, ritorno. Ancora, stabilizziamo bene la posizione neutra della colonna, facendo attenzione che il bacino rimanga stabile nonostante il movimento della gamba. Questo è l'obiettivo dell'esercizio, il side kick in tutte le sue declinazioni. Abbiamo fatto 6 movimenti, ginocchia piegate, unite e appunto la cella si è soffitta. Lasciamo, rilassiamo, quello che dovete controllare è che le ginocchia siano unite, la spalla scende quanto riesco, più o meno, dipende da voi, quanta tensione c'è, più ce n'è, meno scende. Ancora qualche secondo e ci possiamo sedere. Anche oggi abbiamo completato la nostra lezione di Pilates.
avete attivato bene il vostro corpo, quindi per qualcuno sarà necessario fare un po' di allungamento, per qualcuno invece è giunto il momento di fare qualche esercizio di tonificazione, a seconda delle esigenze di ciascuno siete liberi di continuare con qualche esercizio e io vi aspetto per la prossima lezione. Ciao!